Dopo la risposta super positiva dello scorso video dove mi provavo a parlare di anime, lo potete trovare qui, mi avete chiesto di portare di nuovo un video a tema anime. Benissimo, oggi andiamo a parlare di Violet Evergarden, dopo la sigla. Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis e bentornati in questo nuovo video di Vitamina Gaming, di nuovo sugli anime. Ultimamente forse avrete sentito la notizia dell'uscita di Violet Evergarden nel cinema The Movie il 3 di dicembre. Dico forse perché è veramente un problema ultimamente parlare di uscite ai cinema, data quella piccola news gigante del box office di Demon Slayer che ha fatto soltanto 30 milioni di yen attualmente al box office. E una notizia importante, anche se in sordina, come ha fatto 2 billion of yen, quindi 19 milioni di dollari, Violet Evergarden, il secondo film della Kyoto Animation a riuscire a raggiungere questo traguardo, il primo era Silent Voice. Ecco, tutto questo passa un po' in secondo piano come un piccolo granello di sabbia nel mare magnum nel deserto, dovuto a causa di Demon Slayer. Però di quello magari ne parleremo un'altra volta. Detto questo, molti non conoscevano, ho scoperto parlando un po' con voi, con la community, con i miei amici, molti non conoscevano l'esistenza di Violet Evergarden, neanche dopo l'inserimento su Netflix di praticamente tutta l'opera, quindi tutta la serie di anime, il 14esimo episodio come OAV e il film di animazione uscito l'anno scorso a giugno. E questo mi ha lasciato un pochettino stranito, visto che Kyoto Animation comunque è una casa molto famosa e tratta di un argomento molto molto interessante, molto deep, e oltretutto dal punto di vista tecnico-grafico è veramente un'opera sublime da vedere all'occhio. Probabilmente è successo quello che succede a me purtroppo molto spesso e sto cercando di cambiare, ve lo giuro, quello di, avendo tanta possibilità, si gira il catalogo e spesso se qualcosa non mi salta subito all'occhio la schippo senza mai tornare indietro, perché sono vittima del marketing e delle copertine. Benissimo, in questo caso invece sono molto felice di potervi parlare di Violet Evergarden, anche in prospettiva della possibilità di andare a vedere l'ultimo film, il The Movie, che andrà, secondo me, un po', da quello che ho visto nel trailer, un po' a chiudere il cerchio di tutta la strada che Violetto ha fatto dal sua comparsa all'interno dell'opera fino a il momento clou che vedremo probabilmente in questo film. Prima di andare avanti, se siete sensibili agli spoiler, vi assicuro che io cercherò di non assolutamente rovinarvi l'esperienza, farò un discorso molto molto generale, ma se siete di quelle persone che, anche se uno dice Violet Evergarden è bello, spoiler, benissimo, non andate oltre, vi ringrazio comunque tantissimo di essere passati, lasciate un pollicione in su sulla fiducia. Per gli altri invece cominciamo il nostro piccolo viaggio. Violet Evergarden si ambienta all'interno di questo mondo dove convivono sia i cavalli sia le prime moto a vapore, e dentro al quale esiste un conflitto tra uno stato del nord e uno stato del sud. Signori, questo non è neanche quello che vi andrò a, di cui vi andrò a parlare adesso, non è neanche un quarto della prima puntata, è solo una premessa che è estremamente interessante, perché la premessa è propedeutica a una serie di avvenimenti e del core di tutta l'opera che non ha assolutamente a che vedere con quello che sembra all'inizio. Nel senso, la premessa vi parla di questa guerra tra nord e sud e di questa bambina che viene trovata e viene tirata su da Gilbert, che è questo soldato, viene allevata per essere, anche se lui controvoglia perché non voleva renderla un'arma, viene tirata su come un, davvero, un soldato, ma non il soldato che cambierà le sorti della guerra, nonostante sia super forte, tipica cosa delle animazioni giapponesi, degli anime. Un soldato molto forte, molto importante, che dovrà portarsi dietro fino a che non succederà un patatrac che dovrà per forza dividere i due personaggi, facendo oltretutto perdere l'uso delle braccia, quindi troncate di netto le braccia, alla povera Violetto, che nel mentre era cresciuta e aveva fatto le prime esperienze emozionali e sentimentali verso qualcuno. Passano 4 anni, lei cerca di superare il lutto, appunto, di essere tornata sola, anche con queste protesi nuove alle braccia meccaniche, e viene accolta da questa famiglia che si chiama Evergarden, quindi adottata, piena di agi, che le permetterebbero di stare tranquilla per tutta la sua vita, e viene anche accolta da il colonnello di quel reggimento, amico di Gilbert, che le propone di andare a lavorare per lei nella sua nuova azienda, che è un ufficio postale, ma non è un ufficio postale classico come lo immaginiamo noi, e qua è veramente la chicca e la genialità che poi tramuterà tutta l'opera in un significato bello e profondo.
è un ufficio postale che offre, oltre a dispaccio di pacchi e lettere, anche un servizio chiamato Automemory Dolls, ovvero queste signorine istruite, che sanno bene leggere, scrivere e comportarsi in maniera elegante, che scrivono delle lettere per conto di persone analfabete che vanno lì a chiedere di poter scrivere o comunicare dopo la guerra, specialmente con persone care, vicine e lontane, amori perduti o semplicemente il vicino rompiscatole che non vuole annaffiare il giardino. E quindi ci deve essere una conoscenza sia delle persone, sia dei modi di fare, sia del lessico in vari contesti da parte di queste signorine professioniste, che inoltre acquisiscono della fama e della gloria e della richiesta aggiuntiva man mano che la loro fama da creatrici di parole e di emozioni per terzi accresce. Violet è estremamente attratta da queste figure, e visto che lei non ha, immaginatevi quel personaggio vuoto, quella giara vuota da riempire con la vita che lei non ha mai vissuto, perché è nata e cresciuta in mezzo alla guerra e l'unica persona che ha sempre amato e voluto Kill, perché attualmente è disperso, anche se tutti le dicono che deve farsi una vita e andare avanti, lei prende tutto con finalmente le redini della sua vita in mano e decide che vuole diventare anche lei un Automemory Doll. E vuole fare quello che fanno queste signorine super specializzate, il che lascia un po' tutti con la bocca aperta, data l'inefficienza sociale di questa ragazza, l'incapacità di esprimere i suoi sentimenti, ma un occhio critico e acuto verso le persone che ha di fronte, che le permetterebbe, filtrando tutte le convenzioni sociali, le architetture dei vari rapporti tra persone, di arrivare sempre però dritta al punto cardine della discussione e dei veri sentimenti delle persone. Le fa fare un sacco di pasticci, ma piano piano si rende conto di essere molto brava, oltre che essere una dattilografa eccezionale, data appunto la difficoltà dell'articolazione dovuta alla mancanza delle due braccia. Vedrete proprio le sue braccia meccaniche che lei tiene nascoste nei guanti, che sono molto, la rendono molto tipica e molto particolare come personaggio, nonché bellissima da disegnare. Lei riesce a filtrare molto più degli altri. Quando voi siete di fronte, immaginate di essere di fronte a un vostro amico che conoscete da un po' e avete comunque un tipo di impostazione di dialogo tra di voi. Sapete che se magari sfociate in questo tono magari lo triggerate, oppure se siete troppo cauti e non parlate bene lui non vi ascolterà o altre cose. Ecco, lei, se siete di fronte a uno che dice sono innamorato di lei, voglio parlargli, lei trova veramente la via più diretta possibile, nonché era comunque raffinata, per poter raggiungere questo obiettivo, togliendo l'imbarazzo e togliendo molte volte queste costruzioni sociali che tra di noi sono impensabili, no, non lo farei mai, oh mio Dio, ma che in verità si risultano essere veramente le chiavi del cuore, della mente e delle emozioni delle persone. Per questo viene super richiesta. È iconico, probabilmente uno dei primi casi in cui rutta la sua conoscenza della guerra per poter mandare una lettera a un ex soldato che sta mandando la sua vita a rotoli. Spesso è bello come venga sottolineato l'uso della lettera, e nel 2020, in una società in cui siamo dietro a un monitor, là è una macchina da scrivere, ma non è così lontano se ci pensate il salto, poter fermarsi come sto facendo io in questo momento, no? E mettermi qua e ragionare e pensare tanto, spendere del tempo a una persona al quale voglio dire qualche cosa, scrivendola su carta e facendola recapitare, e questa persona da sola, con i suoi pensieri e con solo le mie parole, concentrata, mi dà tutta la sua attenzione. Le parole, secondo me, da uno che comunque è nato negli anni 80 e le lettere, ragazzi, le mandava, arriva con una potenza inaudita, una potenza che butta giù le nostre maschere pirandelliane e è come un vento che ci porta tutti i capelli in su e ci fa capire quanto questa persona volesse veramente parlare con noi, quanto tempo ci stia dedicando, che dono ci sta facendo in quanto un piccolo pezzo di carta imbustato e mandato. Questa è una lettera di Natale che non c'entra assolutamente niente, ma era per farvi capire. Chiaramente questo non è neanche non è neanche metà della prima puntata. Capite che poi si svilupperà in tutto questo, tramite varie emozioni e varie situazioni, nell'accrescimento della vita e dell'animo e dei sentimenti di una persona che era data per abbandonata, ma che in verità può aiutare a rifarsi una vita come Violet Evergarden. Avere questo presupposto spero che vi possa incuriosire per andare a guardare un pochettino quest'opera, e soprattutto in prospettiva
di questo film, che sembrerebbe porre, dal trailer, quindi non vi sto dicendo niente di incredibile, sembrerebbe poter far arrivare finalmente alla conclusione di cosa sia l'amore per Violet Evergarden, che è la domanda margine, la domanda cardine, non vi sto a spiegare il perché, che si sta massacrando nel cervello. Lei non capisce che cos'è l'amore, ma continuando a vivere, continuando a vedere l'amore intorno a sé in varie forme, fratelli, fidanzati, amanti, tramite le sue lettere, deve arrivare a un punto, e forse questo punto lo raggiungerà con The Violet Evergarden, The Movie. Io spero che si crei una bella discussione sotto questo video, spero che vi sia piaciuto, spero di questo formato non vi annoia a morte con i miei deliri io sono un amante appunto del dramma che viene superato, l'ostacolo che ti fa migliorare e che sfocia poi in questo amore travagliato ma positivo, che è tipico comunque delle opere che abbiamo visto ultimamente della Kyoto Animation. Vorrei sapere cosa ne pensate voi qua nei commenti, se vi è piaciuto, se l'avete visto, se vi ho incuriosito e vorreste andare a vedere adesso di che cosa stiamo parlando. Vorrei veramente poter fare come nell'ultimo video e vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi auguro una buona serata, un trifoglio per te, uno per me e uno boh, vabbè. Ciao ragazzuoli, buona serata.